io. Oggi sono qui per farvi il video dei preferiti del mese di maggio. Ebbene sì, è finito un altro mese e questo significa che siamo a giugno, ovvero il mese delle grandi decisioni, il mese dove tutto accade, ovvero esami di terza media, esami di maturità e esami universitari. Una tragedia dopo l'altra. Io ci volevo approfittare di questa premessa, insomma, per fare gli auguri a tutti coloro che dovranno sostenere una di queste tre tipologie di esami, tra cui la sottoscritta che dovrà fare quegli universitari. Ovviamente mando il mio grandissimo in bocca al lupo e buona fortuna a tutti. Mi raccomando, tenete duro, anzi teniamo duro perché io pure sto nella categoria. E poi ci saranno aspettarci 2 mesi in cui non dovremo fare un cavolo secco. Io mi sdraierò al mare e lì starò per i prossimi 2 mesi. Per cui ce la possiamo fare, teniamo duro. Allora, inizio subito a parlarvi con la prima categoria, i libri, perché vi devo dire talmente tante cose che se non inizio adesso, considerando la parlantina che ho, non finiamo più. Allora, libro del mese. Il libro del mese è La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Sicuramente qualcuno di voi sarà svenuto perché aveva detto: no, te prego, già lo devo fare a scuola, pure qua questa ci propone sto libro. Sì, perché lo dovete leggere, è meraviglioso. Considerate che Italo Svevo, per chi non lo sapesse, perché magari è più piccolo, chi è più grande non se lo ricorda, si studia all'ultimo anno delle superiori. Io perlomeno l'ho studiato, non so se in tutte le scuole funziona così, ma comunque si dovrebbe studiare l'ultimo anno delle superiori. E io odiavo in quel periodo la scuola, avevo proprio un rapporto di repulsione verso di essa, perché sicuramente la maturità mi ha stressato come non mai. E nonostante questo libro all'epoca mi avesse incuriosita, non l'ho letto per ripicca, un po' per odio verso la materia che studiavo, che la mia professoressa mi faceva veramente odiare, per cui non l'ho mai letto. Adesso ho cercato di recuperare perché sentivo tutti che dicevano: è un bel libro, io siccome ero già attratta dalla trama ho detto vabbè, proviamo, tanto tentar non nuoce. Invece sono rimasta piacevolmente colpita, è un libro veramente veramente geniale. Vi dico in breve la trama. Dunque, il libro innanzitutto è una finzione letteraria, va detto. Se voi iniziate a sfogliare il libro, nella prefazione ci sono delle righe scritte dal dottoresse. Questo dottoresse non si sa se è Svevo stesso oppure riferito a Sigmund Freud, che è l'inventore della psicanalisi, che in quel periodo si andava sviluppando. Il libro è scritto nel 23 e in generale è ambientato tra fine 800 e primi del 900. E questo dottoresse scrive che quello che noi stiamo per leggere non sono altro che le memorie di un suo paziente, di un suo ex paziente, Zeno Cosini, che lui decide di pubblicare perché quest'ultimo si è sottratto alla sua cura. Questo Zeno, appunto, noi leggeremo quello che è una sorta di diario segreto di quest'uomo, di questo ex paziente, che a una certa ha deciso di smettere di continuare con questa psicoanalisi perché non vedeva alcun miglioramento, e ovviamente il suo dottore, per ripicca, gli pubblica questo diario segreto. Zeno è un personaggio estremamente imbarazzante, è un inetto, uno che pensa di essere malato, di non si sa cosa esattamente, è fondamentalmente uno che è incapace di osare, non è una persona intraprendente, una che diciamo lascia che gli avvenimenti della vita lo coinvolgano e lo attraversino piuttosto che lui faccia la sua vita, non so se mi sono spiegata. Ci sono un sacco di argomenti e di spunti interessanti, come per esempio il rapporto col padre, che sarà un nodo decisivo durante tutto il romanzo, oppure il suo vizio del fumo, o anche il rapporto con le donne. Vi dico soltanto che lui ci prova con 4 sorelle prima di arrivare a sposare la più brutta di loro, che si chiama Augusta e che si terrà come moglie per sempre. A cui lui, diciamo, da una parte l'ama, perché comunque gli fa vivere una vita abbastanza normale, perché lui è alla continua ricerca della normalità, però dall'altra non gli piace perché dice che è oscena, è brutta, perché c'ha un occhio storto, così così colà, e infatti si fa l'amante, che gli piace, non gli piace, insomma è un uomo completamente con dei problemi enormi. Io vi consiglio di leggere questo libro perché è geniale. La finzione letteraria dell'inizio ve lo rende assolutamente appetibile. Io ero tipo: oddio, lo devo leggere, sono troppo curiosa. E effettivamente è un bellissimo romanzo. È scritto in maniera molto molto, secondo me, scorrevole e moderna, nonostante sia di quasi 100 anni fa. E vi consiglio di leggerlo perché è veramente interessante. Poi a me in generale la psicologia, psicoanalisi, psicoterapia mi attirano moltissimo, per cui non potevo non leggere questo libro, e ve lo consiglio, mi raccomando, leggetelo, anche se sembra un argomento scolastico, è veramente interessante. Cosmetico del mese. Dunque, il cosmetico del mese è questo qui. Me lo avete visto utilizzare, mi sembra, all'inizio o tra fine aprile e i primi di maggio, non mi ricordo, nel video del, appunto, in cui testavo, facevo il first impressions di questo prodotto. Ve lo lascio qui se nel caso qualcuno se lo fosse perso, ovvero l'eyeliner di Sailor Moon. Allora, io questo prodotto me ne sono innamorata. Inizialmente non mi convinceva tantissimo, ma come vi ho fatto vedere in quel video, non è che mi piacessero tanto le linee che venivano, insomma, di eyeliner. Invece quelle che ho fatto oggi
me gustano mucho. Le ho fatte ovviamente con questo e mi ci sono trovata benissimo. Ovviamente lo sto usando da un mese, tutti i giorni. A parte che pensavo si sarebbe subito scaricato, come mi è capitato sempre con quelli in pena, in realtà è ancora qui che combatte, vive insieme a noi. Per cui è fantastico, costava un boato ma ne valsa la pena perché mi piace veramente un sacco, è semplicissimo una volta presa la mano da utilizzare e mi piace anche l'effetto perché fa delle linee veramente sottilissime, come potete vedere la punta qui è una cosa pazzesca, veramente precisissima, quindi lo adoro, questo è il cosmetico del mese. Film del mese, allora di questo film sono particolarmente emozionata e contenta di parlarvi perché l'ho finito di vedere esattamente 40 minuti fa, ebbene sì guys, non che non avessi un film da proporvi prima, ce l'avevo ma questo qui ha superato decisamente l'altro di cui vi volevo parlare, quindi ho detto questo è proprio il film del mese. Di cosa sto parlando? Di Pride, Prejudice and Zombies. Pride, Prejudice and Zombies, ovvero Orgoglio, Pregiudizio e Zombie, l'ho detto in una maniera da brivido perché non mi veniva, mi si è chiastricciata la lingua, comunque Orgoglio e Pregiudizio e Zombie, ovvero la versione zombesca di Orgoglio e Pregiudizio. Direte, che? Perché questo film lo conosciamo io, il regista e i due attori principali. Fine, perché non l'ho visto per niente pubblicizzato, ne sapevo dell'esistenza di questo film, ma non l'ho visto per niente pubblicizzato ed è uscito tipo 3 mesi fa, una cosa del genere. Ho visto il trailer prima di guardare il film questa mattina e sono rimasta tipo disgustata e ho detto mio Dio, perché a qualcuno dovrebbe venire in mente di fare una cretinata simile? Poi però ho visto il film e non solo mi sono ricreduta ma me ne sono innamorata, mi è piaciuto da morire. Voi sapete che Orgoglio e Pregiudizio è il mio libro, il libro di Jane Austen, è il mio libro in assoluto preferito, ve ne ho parlato in maniera molto molto dettagliata qui, vi lascio nella scheda informazioni il link al mio video sui libri preferiti e vi parlo per primo proprio di questo. Io sono una purista, quindi odio quando le cose vengono cambiate della serie. Se un libro è fatto così, così deve essere il film. Oppure se il film è fatto così, non esiste che fanno un remake e lo cambiano. Io odio, cioè adoro la versione originale e così per me deve rimanere. Per cui quando ho sentito Zombie mi sono tipo messa la mano qua, ho fatto no, buon Dio, perché? In realtà mi è piaciuto da morire, perché? Perché io penso che questa variante zombie abbia aggiunto soltanto del girl power al film. Ah, è vero, il plot, quindi la parte di storia con gli zombie è totalmente inventata, però è un inventato che non cozza con la storia principale, ma ci si lega perfettamente, anzi sembra che il romanzo di Jane Austen sia stato scritto con questa variante di zombie. E per dirvelo una che l'ha letto una cinquantina di volte vuol dire che è così, ve lo assicuro. Probabilmente ci sarà qualcuno che mi dirà ma che stai a dì, fa schifo come film, per carità. Gusti sono gusti, però secondo me ne vale veramente la pena di vederlo se lo trovate magari in streaming da qualche parte o ancora al cinema, perché ho visto che in alcuni posti ancora c'è i misteri della vita, andatelo a vedere perché merita tantissimo. Io mi pento di non esserlo andato a vedere al cinema, a parte che non ho visto manco la pubblicità, ma comunque mi pento perché ci sono delle scenografie veramente degne di nota. Tra l'altro alcune scene sono fantastiche perché sono identiche al film precedente, però con questa variante un po' più combattiva di Elizabeth che mi ha affascinata da morire, nel senso che non so se avete presente la scena in cui le ragazze nel film precedente, c'è anche nel libro, però a livello proprio visivo, immaginate quella del film precedente, quello con Keira Knightley, quando Elizabeth, Jane e le altre sorelle si preparano per andare al primo ballo, quello in cui incontreranno il signor Bentley e Darcy per la prima volta, che si preparano e quindi si fanno i capelli, si stringono i corpetti, eccetera. In questo film qui con gli zombie loro si tipo, prima si mettono tutte imbellettate, dopodiché parte la musica Five Girl Power e si mettono tipo, non lo so, i pugnali tra le giarrettiere sulle cosce, non lo so, si mettono le pistole dietro, una cosa pazzesca, io ero tipo sì, oh my god, vi giuro, ero emozionatissima. Considerate che questa scena mi ha ricordato tantissimo Xena, la principessa guerriera, non so in quanti di voi degli anni 90 se la ricordano, ma io la adoravo perché per me era la dimostrazione del fatto che le donne sono pari e non solo, ma addirittura anche più forti degli uomini. Per me Xena è stato un idolo, io l'amerò per sempre, questo film è molto così, su quello stile. Elisa mantiene il suo candore, mantiene il suo essere tutta pulita, dolce, eccetera, però appena inizia la battaglia è una guerriera pari a Darcy e questa cosa mi ha entusiasmato tantissimo, non solo, ma ci sono un sacco, si vede che io adoro Orgoglio e Pregiudizio, vero? E ci sono un sacco di scene che sono fedeli al libro, ma veramente fedeli, i dialoghi sono quelli. Però poi c'è l'aggiunta della variante zombie che carica ancora di più il film e vi tiene veramente col fiato sospeso. Tra l'altro ci sono un sacco di colpi di scena che io non mi aspettavo
e mi sono piaciuti tantissimo. In generale la storia rimane fedele, seppur con qualche minuscolo variazione, veramente il resto è uguale. Quindi la storia, non vi racconto nemmeno la trama, perché la trama è quella: Elizabeth è innamorata di Darcy, ma Darcy ed Elizabeth non possono stare insieme perché hanno un orgoglio che se li mangia vivi. E ci sono un sacco di cose, ci sono gli zombie che muoiono, escono, mangiano cervelli, fanno cose, ed è bellissimo, veramente è un film che mi è piaciuto tantissimo. Spero di essermi fatta capire, di non aver spiegato le cose così raffazzonate troppo. Quindi questo è il film del mese, mi raccomando, guardatelo perché secondo me non vi pentirete. Musica del mese: questo mese la canzone è tratta dall'album Mind of Mine di Zayn Malik. Voi sapete che io amo Zayn, era il mio preferito nei One Direction a livello vocale, mentre il mio preferito in generale era Niall. Piccolo Niall. E questo album mi è piaciuto tantissimo, veramente mi ha emozionata un sacco, mi prende, me lo sento mille volte, e la canzone di questo mese che ho più ascoltato, mi è più piaciuta e che ho fatto sentire a cani e porci è Take It Off. Scusate, non mi veniva, perché è scritto, lui nell'album l'ha scritto T maiuscolo I piccolo O maiuscolo, quindi per un attimo ci ho avuto, ma che è Tio? Invece no, è Take It Off. Però vi faccio sentire un pezzetto. Sono imbarazzante, ma questa canzone mi prende nell'animo e quindi la canto a squarciagola sempre, la adoro, ascoltatela, mi piace moltissimo. Il cibo del mese, lo indovinerete penso così, ovvero è la limonata, ma non la limonata quella che si compra, la limonata che faccio io. Vi lascio qui nella video informazioni il video con cui ho scartavetrato le scatole per settimane, ma io vi giuro, ma la bevo tutti i giorni la limonata ormai. Quella e il caffè di Starbucks, che sono praticamente i miei cibi del mese, perché li ho bevuti in quantità industriali e li faccio io. Siccome spesso mi chiedete come faccio, qui vi lascio il link per vedere come li realizzo. YouTuber del mese: lo youtuber del mese è un maschio per la prima volta, penso sia un maschio perché non si è mai fatto vedere in faccia, ma comunque presumo sia un maschio, ovvero del canale che non mi ricordo come si chiama perché ha un nome super complicato, ve lo lascio scritto qui da qualche parte, da un canale ASMR, e naturalmente vi lascio scritto a qualche parte il nome e vi lascio il link nell'info box perché mi piace da morire. I canali ASMR, per chi non lo sapesse, sono dei canali in cui gli youtuber o parlano o non parlano, ma comunque lo fanno a bassa voce e rendono un video molto molto rilassante. Lo scopo di questi video è rilassarsi, non essere intrattenuti. Vi dovete mettere le cuffie, sdraiarvi sul letto e ascoltare quello che accade nel video, e vi assicuro che ne rimarrete entusiasti. Io vi lascio qui sotto il link e vi prego di andarla a vedere, anche se so che a molti l'ASMR per molti è creepy ed è inquietante. Io vi invito a provarci, perché anche io la pensavo così qualche mese fa, adesso ne sono diventata dipendente e non ne posso fare a meno. Mi rilassano tantissimo, mi fanno passare a volte anche il mal di testa. Se sono su di giri mi calmano, insomma sono veramente una benedizione. Io ve li consiglio, lo so che c'è molta c'è molto pregiudizio su questi canali, su questo tipo di pratica. Io non la trovo inquietante, o meglio non la trovo più inquietante, perché anche a me inizialmente faceva uno strano effetto. Vi consiglio di provarla perché è veramente veramente fantastico, soprattutto questo canale che ho scoperto recentemente, mi piace da morire, mi rilassa tantissimo. Serie TV: lo so che volete la serie TV, ma io la serie TV di questo mese mi dispiace, non ce l'ho, perché non mi va di vedere serie TV. Lo so, sono in quel periodo di negazione totale delle serie TV, forse perché ne ho viste talmente tante nei mesi precedenti. C'è stato un mese in cui ne ho seguite tre contemporaneamente che adesso non ne posso più. Qualche volta ho visto Grey's Anatomy, ma non posso definire la serie del mese visto che avrò visto tre puntate al massimo, quindi mi dispiace, non ho una serie TV. Prometto che finiti gli esami recupererò con almeno due al mese, come è giusto da brava appassionata di serie TV. Foto Instagram del mese è sicuramente quella che ho fatto con le NYX Lingerie, di cui sicuramente avrete visto il video qualche giorno fa, che vi lascio qui nel caso qualcuno se lo fosse perso. Io adoro questi prodotti, gli swatch di questi prodotti, non so, mi sembra che sia venuto talmente bene. La foto in generale mi piace per colore, per esposizione, per contrasto, per saturazione, insomma mi piace tantissimo questa foto, anche se non è niente di che. Invece all'accessorio del mese voglio riservare un particolare riguardo, perché ne vale la pena. Cosa sto parlando? Di questo prodotto qua, e voi direte: e che cos'è? Questa è la scatola in cui è contenuto. Il prodotto è il seguente.
questo bellissimo orologio di Daniel Wellington. Allora, voi non avete idea da quant'è che io desiderassi questo prodotto. Quando mi è arrivato a casa non ci potevo credere, ho quasi pianto perché mi piace moltissimo. Come ho scritto su Instagram qualche giorno fa, io ho un rapporto particolare con gli orologi, nel senso che li adoro alla follia perché ho il concetto di tempo ben radicato nel cervello, non so per quale motivo, non so se ci avete mai fatto caso, ma nei vlog vi dico in continuazione che ore sono e che cosa sto facendo, perché ho l'ossessione per gli orologi e per l'orario e per il tempo in generale. Per cui io porto sempre, sempre, sempre gli orologi da quando ho tipo 7 anni. Sapete che il mio, diciamo, fedele compagno di vita è il Casio, però io potendo scegliere preferisco quelli con le lancette, quindi non digitali ma fatti in questo modo, insomma più classici, perché mi danno l'idea di essere innanzitutto più affidabili e poi perché mi danno un'idea di eleganza eccezionale. Anche il miglior orologio digitale non può essere elegante quanto uno con le lancette, perché non c'è veramente paragone. Questo qui in particolare è meraviglioso. Io considero Daniel Wellington, onestamente parlando, e non perché questa è una collaborazione, degli orologi meravigliosi. Li ho sempre visti bellissimi, chiedete a chiunque, io li ho sempre trovati degli orologi meravigliosi. Hanno un costo, ma io, come sapete, penso che la qualità costi. Tra l'altro il costo secondo me non è nemmeno così esagerato, cioè voglio dire, una cosa di Tiffany in argento costa molto molto di più. Questo mi piace tantissimo, questi colori che ho scelto, ovvero blu, bianco e rosa, sono molto eleganti, nonostante l'orologio si presti anche ad occasioni abbastanza sportive, può essere anche molto elegante, immaginatevelo su con un vestito da sera, è top. Io l'ho scelto in oro rosato il quadrante e anche le lancette, perché lo trovo molto più fine, però c'è anche la versione in argento che è altrettanto bella. Di cinturini ne esistono a quantità industriale, veramente ce ne sono in tutti i tipi, in pelle, diversi colori tra l'altro di pelle, oppure diversi in questo materiale, che è una, diciamo, mi sembra si chiami nato, non vorrei sbagliare, ma comunque è un materiale molto molto particolare, non è stoffa, non è cotone, eccetera. E mi piace da morire, veramente. Questo è l'accessorio del mese, perché da quando l'ho ricevuto non metto altro, cioè praticamente ci vado quasi a dormire, anzi non ci vado a dormire solo perché ho paura di rovinarlo, ma lo metto sempre e sono in continuazione a fissarmelo perché lo trovo estremamente bello. È un orologio secondo me di un'eleganza senza fine, senza tempo, è un orologio di quelli che andrà bene va bene a oggi, andava bene 50 anni fa e andrebbe bene tra 100 anni, ne sono certa, anche se nessuno programma più gli orologi, perché secondo me è veramente un bellissimo, proprio un bellissimo oggetto. Vi lascio qui da qualche parte nello schermo il codice che gentilmente Daniel Wellington mi ha offerto per voi, ovvero del 15%, valido fino al 15 giugno, il codice è SMIBY, io ve lo lascio da qualche parte così lo potete insomma vedere bene, e soprattutto ve lo lascio giù nell'info box dove vi lascio anche il link al sito di Daniel Wellington. Tra l'altro ci sono due promozioni in corso, ovvero la mia, quindi quella del 15% con il mio codice, ma in più ce n'è un'altra sul sito valida fino al 13 giugno che vi consiglio di non lasciarvi scappare perché è ottima, ovvero che con l'acquisto di un solo orologio qualsiasi, quindi di uno in pelle o uno così, vi danno in regalo il cinturino, che credetemi, solo il cinturino ha un costo abbastanza elevato, per cui il regalo con l'orologio in più con lo sconto del 15%, secondo me è, diciamo, una buona occasione. Se qualcuno insomma aveva in mente già di comprarlo, vi consiglio di farlo in questo periodo perché secondo me ci sono due promozioni molto molto valide in corso. Il trucco del mese. Il trucco del mese è stato il mio trucco da tutti i giorni di cui ho fatto un video che vi lascio qui, perché quel trucco è passepartout, come io ho detto a Jolly. Quando non ho voglia di truccarmi, mi trucco così e so che vado sul sicuro perché mi sta bene e mi piace un sacco e fa il suo effetto, perché spesso mi chiedono come mi trucco. Ultima categoria, ovvero l'evento del mese. Sull'evento del mese non ho dubbi, ovvero il raggiungimento dei 10.000 iscritti, che per me sono un traguardo incredibile, nel senso che quando ho aperto il canale la prima cosa che pensavo era: oddio, quando raggiungerò 10.000 iscritti mi sentirò realizzata in ambito ovviamente YouTube. Ed è vero, perché non mi sarei mai aspettata che 10.000 persone potessero iscriversi al mio canale a vedere una come me. È una cosa talmente assurda, io veramente vi ringrazio dal più profondo del cuore, perché sono contentissima e ringrazio veramente ognuno di voi che anche perde tempo a guardare 10 minuti, a volte anche 20, di un mio video, o a mettere un mi piace, o a scrivermi un commentino dolce, o anche che sia una critica, ma purché una critica costruttiva. Io ringrazio tutti dal primo all'ultimo e vi mando un bacione enorme, vi ringrazio tantissimo anche per aver seguito questo video. Mi raccomando, ricordatevi che a me interessa sapere tantissimo i vostri preferiti, per cui scrivetemi qua sotto quali sono i vostri preferiti in ambito libri, in ambito cinema, in ambito
musica, accessori, eventi, mi raccomando, sono molto molto incuriosita e soprattutto consigliatemi una serie TV degna di nota che mi possa far appassionare, insomma non una di quelle carine, una di quelle che proprio ti prendono e ti attaccano proprio allo schermo e non ti scolli più. E niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao! I'm